sapevo dove si poteva arrivare, perché forse magari mi ha aiutato il fatto di avervi conosciuto l'anno scorso e di aver valutato quello che poteva essere i punti dove secondo me ci mancava un po', no? Arrivare a giocare come l'anno scorso, scendere dal Pullman con questa borsa che sembrava un sacco pieno di sassi, con questa camminata proprio. Voi non ci credete, ma è lì, come vi ho sempre detto, no? La mentalità di credere in quello che si fa, perché se no è inutile farlo, perché poi giocare a pallone si può andare anche nei campetti della parrocchia e si può giocare, non è un problema. Però quando si fa qualcosa, così come nella vita, nella scuola o qualsiasi cosa che fate, è giusto crederci. E voi non eravate quelli dell'anno scorso, perché non poteva esistere una cosa del genere. Io gliel'ho sempre fatto sto paragone qua, perché sono quelli che mi facevano a me, no? Questo è un paragone di Centi, addirittura quando mi allenava a Pisa, no? Diceva che le squadre sono come una bottiglia di vino. Buono. Il vino buono, una bottiglia di vino finita, di annata, è paragonabile a una squadra perché? Prima di tutto ci vuole l'uva buona. E l'uva buona c'era, però magari andava spremuta meglio e andava conservata in botti che quest'anno la società veramente ci ha dato a disposizione, no? Ci ha messo a suo agio, ci ha dato queste botti dove poter maturare in maniera adeguata, in maniera dovuta. E alla fine, devo dire la verità, a parte che voi stanotte dormite, ma io no, perché è domani che è il vino che viene fuori. Comunque, a dire la verità, manca il tappo, dai, il vino è venuto decisamente bene. È un paragone che calza bene, cioè, quindi sono io che ringrazio voi, davvero. Questo ve lo posso garantire. È stata una sinergia che c'è stata già dal primo giorno. Ringrazio voi, i vostri genitori, perché siete dei ragazzi educati e al giorno d'oggi... Vabbè, tranne basta. Arte moderna, sì. Arte moderna. L'eccezione che conferma la regola c'è sempre. Però è difficile ripetere un'annata con un gruppo di ragazzi, genitori, educati, che non hanno mai dato problemi, che hanno sempre messo noi nelle condizioni migliori di lavorare. Quindi sono io decisamente che ringrazio voi. Grazie.